Se sono più belle.
sapori, perché sicuramente ogni marca avrà dei sapori diversi, ecco, penso io, poi non so. E insomma, tutto questo per dire che alla fine ho trovato il fondotinta che avevo già provato e quindi so già che mi piace, Make Up London Revolution, mi pare si chiami, che è il F1, che è quello più chiaro. Ho visto che costava sui 10 euro anche all'UVS, invece lì l'ho trovato 7,99 euro, 8 euro. Ho detto vabbè, già che ci sono, prendo anche quello, dovrebbe arrivare oggi, per quello non te lo mostro. Ancora non ce l'ho, ma ce l'avevo, lo usavo prima di avere quello di Kiko. Quindi so già che mi piace e che insomma mi sono trovata bene la prima volta. E poi, ti ricordi, tempo fa avevo fatto anche, un haul del mercato, uno dei primi, che ti raccontavo che ero tornata a casa, avevo trovato l'illuminante rotto, quello mio preferito, unicornoso, della Essence, un po' così olografico. Parlando così con una, con la mia migliore amica, le ho raccontato e mi fa: non ti preoccupare, ci penso io. In che senso? Passano dei giorni e mi arriva a casa questo che non c'entra niente, arriva a casa questo che non c'entra niente con l'illuminante, che si chiama, la faccio questa faccia perché mi viene da starnutire, Girls can do anything, non so che marca sia perché dietro è scritto tipo in cinese, dietro è così, 01, davanti così, non so se si sta vedendo qualcosa perché c'è la luce sparata, sono stati occhiali come al solito.
sono uscita di casa e ho iniziato a piovere. Al mio paese, ho detto, vabbè, ma il mio paese non è Rovigo, perché ogni volta cambia anche da nuvola a nuvola, cioè magari nello stesso paese piove dove abito io, ma dove abita un'altra persona magari in centro non piove. Quindi ho detto, tutto è più, se arrivo a Rovigo e piove tornerò indietro e non trovo il mercato, pazienza. Noi, io volevo fare di portarti ancora dei try on haul. Benissimo, tu mi dai la carica, creatura, per uscire a fare cose. Arrivo lì e lì c'è il sole. Sono spariti.
Cadendo. Ti vede. Ciao creatura. Ups, cosa succede? Mettiti bene. Sì. Eccoci qua. Che c'è il microfono davanti. E non si vede. Non si vede insieme. Oh. Eccoci qua. Ciao creatura. Adesso scendi, sai, piano piano. Ecco qua. Eccoci qua. Sono riuscita a fartela vedere. Ecco, pelo dappertutto, come so. Mamma mia, anche se sta venendo freddo, perde un sacco di pelle e ha tanto pelo, è molto soffice. C'ho di peli di gatto. Quando l'ho mostrato a mia madre, che le ho mandato lo stesso video che vedrai tu, solo che lei ce l'ha con il sonoro. Tu dici già hai ridoppiato, semiacola, non so cosa ha visto. E mi ha detto, ma quello non è un semplice cappotto, quello è un Montgomery, io lo volevo da ragazza. Non lo sapevo. Perché ha questi bottoni qua? Di solito
inizia a far casino, a butta giù le cose, perché deve essere la protagonista, capito? Ecco, si è messa sul letto, perfetto. Adesso sta lì con noi in compagnia. Non sta tanto bene oggi, cioè, perché penso abbia preso freddo con gli sbalzi di temperatura. Ho sentito che ha tipo starnutisce o tossisce, non so. Comunque gli ho dato un po' di latte senza lattosio, tiepidino per colazione. Andiamo a vedere, ecco, sempre starnutisce. Andiamo a vedere il cappottino indossato, eccomi qua, in tutta la mia splendosità. Sembra proprio perfetto per me. Ti racconto anche una vicenda simpatica su questo cappotto. Le maniche sono perfette, ho già controllato tutto, ci sono tutti i bottoni, sia quelli lì fatti così. Poi c'è anche la cerniera, già controllato anche quello in bancherella, perché non lo compravo appunto se non c'era la cerniera funzionante. Bello, mi piace, qua non so di cosa stessi blatterando, perché è il video per mia mamma. E anzi, dicevo che è una taglia 44 e avevo paura mi fosse piccola, e spero che mi vada bene quando metterò le felpe, perché lì avevo quella felpa lì ma non è tanto spessa. Ha il cappuccio, che io amo le cose con i cappucci. Poi hanno anche i bottoncini sulle tasche, quindi non manca niente, perfetto. Soddisfatta, non vedo l'ora di indossarlo. Bellissimo, mi piace un sacco il colore. Molto, fa molto, facevo così le facce, fa molto autunno. E sono andata in questa bancarella. Secondo me in dialetto veneto si dice bancherella, perché non può essere che mi sbaglio così tanto. Leggimi il gioco, creatura. Sì, è vero, in dialetto veneto si dice così. Vabbè, sono andata in questa bancarella e in pratica c'era, era piena di gente, perché un po' faceva gola vedere le giacche, i cappotti a 5 euro in più. Pioveva, quindi eravamo tutti rifugiati lì. Anche nella bancarella delle felpine avevano dei cappotti a 5 euro. Avevo visto anche lì uno che mi piaceva, ma aveva la cerniera rotta su una tasca, e ho detto no, non me la prendo, non lo prendo. E poi in questa ho visto questo cappottino qua. Una signora accanto a me mi ha detto: bello, provalo. Perché mi ha visto che ero lì che provavo, cioè me lo appoggiavo sopra per capire ancora quella cosa delle spalle. E leggo 44 e faccio: perché signora, faccio, sai che io ormai attacco bottone con tutti al mercato, faccio: signora, sa, io di spalle avrei la 46, quindi ho letto 44, non sono incerta. E lei insisteva: provatelo. Non aveva capito perché non volevo provarlo, ma perché avevo lo zaino, ero ingombrante, che c'era tanta gente, eravamo tutti schiacciati. Allora mi tolgo lo zaino, lei fa: ah, ho capito, fa, perché se vuoi lo zaino te lo tengo io. Ho detto: va bene, grazie signora. E la signora mi ha tenuto lo zaino, mi ha fatto troppo ridere. Io me lo sono provato e come l'ho infilato, l'ho indossato. Lei ha iniziato a dire, urlando: oh mio Dio, che bello, stai benissimo. E tutte le vecchie, tutte le donne si sono girate e tutte ne sono a dire: che bello, che vergogna. Si toccava comprarlo per forza. Infatti l'ho comprato, non tanto per loro, ma perché appunto era perfetto ed è molto
piace come idea, ma mi piace molto.